in realtà il motivo per cui sono qui stasera è un po' delicato, è una cosa un po' sensibile che io stasera vi dico per la prima volta, è un peso che mi porto dentro da tanto tempo e stasera sto trovando il coraggio di dirvelo, insomma di fare, come si dice, coming out in qualche modo. Sono, scusate, è anche un po' difficile per me. Io sono di Baggio. Quanti di voi conoscono Baggio per alzata di mano? Tutti, penso, immagino. Cioè, se c'è qualcuno di Baggio può alzare la pistola. Se c'è, no, nessuno. Tutti con la fedina penale in tonsa. Però no, in realtà si fa un gran... Come spiegare Baggio a chi non la conosce? Baggio, per riassumerla in poche parole, Baggio è un po'... Baggio è una Quarto Giaro che non ce l'ha fatta. Fondamentalmente, questa la capiscono solo quelli di Baggio e di Quarto Giaro, però no, si fa un gran parlare di Baggio come una zona brutta, una zona malfamata, in realtà è una zona fantastica, no? È un piccolo quartiere nella periferia di Milano, e per certi versi sembra di essere rimasti nel 1600, no? Cioè, quella poesia nell'aria, no? Le mucche, le strade non asfaltate, l'aspettativa di vita di 27 anni. No, è un bel posto, Baggio, è un bel posto. E come tutti i ragazzi che nascono e crescono nelle periferie, io ho un forte senso di appartenenza, no? Quasi un patriottismo proprio. Infatti la mia baggesità ha iniziato ad uscire fuori, proprio a venire fuori in modo prepotente quando io avevo 6 anni. Io a 6 anni ho iniziato a parlare di ghetto, senza sapere bene cosa fosse, però parlavo di ghetto, no? Io a 8 anni ho cercato di convincere i miei genitori che fossi nero. Non so bene... Io a 10 anni ormai parlavo come i doppiatori dei neri nei film americani. Non so se avete presente. Ehi, cazzo, fratello, questa merda non funziona! Porta il tuo culo bianco fuori dal mio distretto! A 10 anni, no? Capitavano anche situazioni imbarazzanti, no? No, è vero, tipo con mia mamma. Ehi, ti ho detto che non li mangio, i cazzo di spinaci, va bene? Me ne fotto che sono pieni di ferro. Se continui a parlare, sarai piena di ferro anche tu, capito? Queste cose imbarazzanti che... Poi però, fortunatamente, a 13 anni ho iniziato a frequentare quello che è un po' il centro culturale di Baggio, il ritrovo dell'intelligenza baggese, diciamo, che è il campo da basket. È vero, io a 13 anni ho iniziato a frequentare e ho conosciuto delle persone veramente importanti proprio per la mia vita. Io ho conosciuto Patrick, ho conosciuto Brian, Sharon, Chanel, Christine. Mi prendevano per il culo, dicevo, minchia zio Davide, cazzo di nome è, esotico, figa. Situazioni veramente... E io al campo da basket, io diciamo, ho conosciuto proprio l'ignoranza con la I maiuscola, no? O come dice Brian con la L maiuscola. Però, no, è vero, no, per dire Brian è proprio... Brian è ignorante, è uno di quelli che lo vedi proprio da lontano, dici questo è ignorante. Poverino è stato bocciato 4-5 volte a scuola. I suoi genitori hanno deciso di iscriverlo a una scuola particolare che abbiamo soltanto a Baggio, che è una scuola 6 anni in 1. E, è vero. Ci sono i programmi concentratissimi. Settimana scorsa è andato a pisciare durante la lezione, si è perso la prima guerra mondiale. Per dire, no, è vero, per dire quanto sono concentrati i programmi. Però no, è vero, è vero. Per dire, a Baggio siamo talmente ignoranti che facciamo fatica anche nella cosa che in teoria ci dovrebbe riuscire meglio, che sono le truffe. Vi faccio un rapido esempio. No, io praticamente alle medie dovevamo scegliere il rappresentante di classe, no? Si fa in classe questa cosa, no? E viene scelto Brian come scrutatore. Ora, sorvoliamo sulla scelta di Brian come scrutatore, però lui vuole far vincere il suo amico Patrick e alla fine viene fuori che Patrick vince per 16 voti contro i 10 dell'altro candidato. Erano contentissimi, no? Erano entusiasti, erano così contenti che io proprio non me la sono sentita di dirgli che in classe siamo in 20. Ci state mettendo un po', probabilmente siete di Baggio anche voi, ci sta, va bene così. Le ragazze le riconosci? Le ragazze di Baggio sono facili da riconoscere, sono quelle che su Instagram, no? Postano le foto, quelle tipo tramonto, no? E loro girate, che tengono sia la faccia che il culo, che non so bene, la bocca così, che probabilmente le labbra così le tengono per l'equilibrio, perché altrimenti cadrebbero, no? Perché mantiene la citazione importante, no? E nei commenti, i commenti sono un mondo lì. Amo, ma cosa sei? Teseo, ma parli tu? Cuore, ma sei uno splendore. Io ho capito un po' il meccanismo, mi sono inserito. Complimenti, gran bel culo, mi ha bloccato. Non ho ben capito come funzioni. Però Baggio rimane un posto incredibile, un posto mistico quasi, no? Onirico, no? Che ti costringe a farti delle domande profonde. Una su tutte.
Ehi ragazzi, dove cazzo è il mio motorino? Porca puttana, è possibile?